adesso non ci resta che l'ultima tavola rotonda. Parleremo di passaggio generazionale e family business, anche perché le imprese familiari con ogni probabilità sono il contesto più complicato per chi pianifica il passaggio di testimone tra una generazione e l'altra. E allora chiedo alla regia di aprire il collegamento. Ne parliamo con Josip Kotlar, professore associato della School of Management del Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. E Alfredo De Massis, professore ordinario di imprenditorialità e Family Business Management alla Libera Università di Bolzano. Ben trovato, prof. Buongiorno. Eccoci, allora partirei da te, Josip. La coesistenza tra diverse generazioni all'interno di una famiglia imprenditoriale alimenta una serie di criticità dovute al fatto che, al di là delle singole individualità, i membri della famiglia sono poi portatori di stanze, valori, interessi, bisogni, anche almeno in parte divergenti e anche almeno in parte riflesso della loro diversa appartenenza generazionale. Quali sono le situazioni di conflitto più frequenti che si generano, professore? Grazie per la domanda. Beh, è vero, la coesistenza tra le diverse generazioni è proprio quello che è proprio ciò che rende un family business, un'impresa di famiglia distintiva, diversa dalle altre. Spesso è anche un elemento di vantaggio competitivo, perché appunto si può attingere a competenze molto diversificate, però d'altra parte è una coesistenza spesso difficile. Intanto parto proprio dall'elemento della coesistenza forzata. Forse uno dei problemi più tipici è proprio quella della coesistenza forzata, dal fatto che la nuova generazione non ha voglia, non ha il desiderio di far parte e di lavorare all'interno dell'impresa familiare, ma lo sente un po' come obbligo, e allora lì si innescano praticamente molti conflitti, si innescano soprattutto problematiche di visione, problematiche anche di condivisione, no, tra le due generazioni. Poi a volte va, il conflitto insomma prende a natura diversa, prende anche sfumature diverse. A volte sono conflitti che vanno nel merito, sulle visioni, visioni diverse, quindi sul che cosa l'impresa o la famiglia dovrebbe fare, e questo è un conflitto diciamo di contenuto. A volte si litiga anche sul tema invece di processo, su come si può arrivare a un certo output, a un certo risultato. Quindi qui vediamo una generazione senior tipicamente ancorata, troppo ancorata ovviamente a metodi e modelli del passato, e una generazione junior a volte troppo proiettata verso il nuovo, verso ad esempio temi di professionalizzazione che sì, sono corretti, sono importanti, ma vanno sicuramente coniugati con la visione della generazione precedente. Il tema spesso del conflitto avviene e si verifica all'interno dei processi decisionali, e quindi qui ciò che impariamo dalla letteratura, dalla ricerca su questi temi è, come dire, la raccomandazione di cercare di creare dei processi decisionali quanto più condivisi, quanto più partecipati, e questa partecipazione permette di evitare spesso o di minimizzare gli impatti dei conflitti intragenerazionali. Quindi sì, interessante quello che dicevi un attimo fa, quindi è una tematica di condivisione che riguarda sia la visione che poi i processi per realizzare gli obiettivi che la famiglia si è data. Chiarissimo, ma professor De Massis, che ruolo può avere invece il family office nel facilitare una governance inclusiva e partecipativa? Grazie, ma io credo che possa avere un ruolo estremamente importante, perché il family office innanzitutto rappresenta un'entità, un'organizzazione che una famiglia imprenditoriale può decidere di costituire proprio al fine di mettere ordine nel proprio ecosistema in termini di quali sono le organizzazioni attraverso le quali la famiglia stessa amministra i propri asset. Ossia, il family office, quando una famiglia imprenditoriale decide di costituire un family office, tipicamente ha raggiunto quel grado di consapevolezza tale per cui decide di affrontare in maniera seria e strutturata tematiche patrimoniali. E quando parliamo di patrimonio, chiaramente, come i risultati del nostro osservatorio che mettono assolutamente in luce, la famiglia imprenditoriale non si limita unicamente a temi di patrimonio finanziario, ma anche a temi, come sappiamo, di patrimonio socio-emotivo e di patrimonio o capitale umano.
Detto questo, il family office può essere quindi estremamente utile, uno, per disaccoppiare temi patrimoniali da temi legati alla gestione e o alla governance di un'impresa, primo elemento. Secondo elemento può essere un elemento, diciamo, di governance inclusivo, poiché sebbene il nostro osservatorio rilevi ancora che questo si manifesti in una minoranza dei casi, tuttavia il family office può essere un luogo attraverso cui favorire un'inclusione multigenerazionale. Noi abbiamo scoperto attraverso la nostra indagine che soltanto nel 33% dei casi l'azionariato di un family office è davvero multigenerazionale, mentre nel 65% vi è ancora soltanto la generazione più senior. Un terzo elemento importante è che il family office è molto spesso utilizzato anche come un luogo all'interno del quale si trattano e si affrontano in modo strutturato tematiche successorie e tematiche legate ai programmi di ingresso della Next Gen, della Next Generation. Ancora una volta, siamo in una situazione chiaramente di non piena maturità, per cui questo non avviene ancora nella totalità dei casi, però soprattutto quei family office più evoluti possono giocare un ruolo chiave perché appunto si occupano di due aspetti fondamentali quando si discute di governance di un'impresa e di governance familiare. Aggiungo anche un ulteriore elemento emerso dal nostro osservatorio sui family office, ossia il fatto che la gran parte dei family office che noi abbiamo intervistato adotta degli strumenti o delle strutture di governance familiare, anche se un 35% non è privo. Quindi, ad esempio, molti dei family office sono espressione di famiglie imprenditoriali che, ad esempio, hanno costituito dei consigli di famiglia. E quindi, ancora una volta, diventa un modo per completare nel processo di sviluppo di una famiglia imprenditoriale un modello di governance. In sintesi, io credo che nei prossimi anni assisteremo ad un ulteriore sviluppo, diciamo, del family office come strumento di governance e ritengo che, appunto, possa essere considerato uno strumento di governance inclusivo perché, se ben progettato il coinvolgimento della famiglia in un family office, davvero può essere un modo per trovare spazio per le nuove generazioni, per favorire il dialogo tra generazione senior e nuova generazione e per affrontare problemi che, come sappiamo, talvolta riguardano solo una generazione. Pensiamo ai problemi specifici dei millennial rispetto ai problemi più generali che possono invece riguardare una generazione senior. Grazie mille, professore. Ma parlando invece di investimenti, professor Kotler, emergono delle specificità legate all'appartenenza generazionale in riferimento appunto alle scelte di investimento? Ah, sicuramente. Infatti, proprio nella ricerca sui family office italiani vediamo come il ricambio generazionale ha poi un impatto abbastanza importante su quelli che sono i comportamenti di investimento. Beh, da una parte vediamo innanzitutto che le nuove generazioni sono sempre più improntate, sempre più interessate agli investimenti cosiddetti reali o investimenti imprenditoriali, ovvero a investimenti diretti, non mediati da fondi, e quindi una quota, seppur minoritaria, ovviamente per ragioni di rischio, però sempre crescente, viene un po' dedicata, soprattutto ai family office, con una partecipazione più alta delle nuove generazioni verso questo tipo di investimenti. E allora l'attenzione, cade su, tematiche prettamente tecnologiche, startup innovative, PMI innovative che esprimono, che lavorano sicuramente alla frontiera, no, della tecnologia. Un secondo trend piuttosto interessante e sempre più evidente riguarda invece la sostenibilità, e quindi qui, anche qui, vediamo una maggiore attenzione da parte delle nuove generazioni a tutti gli elementi ESG, quindi di sostenibilità delle aziende e dei target in cui investono. Questo è un tema importante, sicuramente perché tutto il comparto finanziario è attraversato da una grande attenzione a questi temi, ma devo dire che qui le nuove generazioni millennials sono quelli che riescono a spingere il tema da un approccio molto, diciamo, teorico ad un approccio molto pratico. Ecco, poi in ultimo non dimentichiamoci che i family office sono portatori di grandi esperienze imprenditoriali, quindi qui vediamo l'importanza anche di valorizzare quello che è il patrimonio, soprattutto di competenze e di conoscenze della famiglia. E infatti spesso in termini di investimenti, soprattutto con l'aiuto della generazione senior,
si cerca di indirizzare tale attività di investimento verso settori, verso ambiti dove la famiglia può esprimere una certa competenza, dove la famiglia è nella situazione di poter aggiungere valore, concreto alle imprese in cui investe. Grazie, grazie Josip. Una domanda adesso per Alfredo De Massis, perché noi siamo soliti raccontare il passaggio generazionale sempre dal punto di vista della prospettiva di chi cede il testimone. Come la vive invece chi si appresta a riceverlo? All'inizio di questa chiacchierata Josip ricordava banalmente che non tutti gli eredi poi sono davvero motivati, intenzionati, interessati a entrare in azienda e a come dire, prendere quel testimone. Quali sono quindi le situazioni più ricorrenti, Alfredo? Sì, sono felice di indossare per una volta il cappello della nuova generazione nel parlare di questo tema. Ma sicuramente allora la nuova generazione vive il passaggio generazionale, adesso anche i diversi millennial, ma anche le generazioni successive che abbiamo incontrato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, affrontano il passaggio con grande emotività, nel senso che da un lato, molto spesso ravvisano, secondo me, un grande sentimento di frustrazione perché non possiamo ignorare il fatto che siamo in un paese, l'Italia, in cui molto spesso la successione avviene soltanto in maniera formale. E quindi molto spesso ci sono delle nuove generazioni che formalmente sono state ingaggiate in un determinato ruolo, ma nella realtà dei fatti continuano a non essere i decisori e i punti di riferimento degli stakeholder interni ed esterni all'impresa. E quindi questo chiaramente spesso crea frustrazione. Un altro grande tema che molto spesso caratterizza il millennial è il fatto che troppo spesso assumere le redini dell'azienda di famiglia o delle aziende di famiglia viene vissuto come un obbligo, come un imperativo, come un qualcosa da fare, e questo chiaramente non favorisce, diciamo, la motivazione ideale, per cui sicuramente questa è un'altra casistica, ossia si dà per scontato che chi eredita un'impresa abbia davvero il commitment, la motivazione, la volontà di giocare un ruolo di leader nell'impresa, ignorando il fatto che da un punto di vista di DNA i millennial, le nuove generazioni sono molto diverse e probabilmente potrebbero essere interessati a giocare ruoli differenti. Penso al ruolo importante, ma spesso negletto, spesso non considerato, ad esempio, del proprietario responsabile, che non necessariamente deve essere colui, come magari ha fatto sua madre o suo padre, che deve essere in prima linea a guidare l'impresa. Una terza situazione tipica è poi una situazione anche di, diciamo, di timore legata al fatto che talvolta magari, soprattutto nel passaggio dalla prima alla seconda generazione, per definizione, nella prima generazione molto spesso il leader è una persona molto carismatica, alle volte invece il giovane o la giovane che si appresta ad muovere i propri passi non riesce ad esprimere quel carisma o magari rimane nell'ombra rispetto alla luce espressa dalla propria madre o dal proprio padre, e chiaramente diciamo anche questa circostanza stimola delle emozioni di timore, di paura, che dal mio punto di vista possono essere sfruttate positivamente se si creano le possibilità per il giovane poi per esprimerle in modo positivo, in modo costruttivo e anche per comprendere pienamente diciamo quello che sarà il loro destino se decidono di intraprendere la strada di leader d'azienda. Quindi diciamo, ci sono una serie di emozioni, ecco, che molto spesso ci portano ad assumere che bastano le competenze, basta formare una buona generazione, dimenticandoci invece che un successore di successo non deve essere soltanto un successore meritevole e capace, ovviamente, ma deve essere anche ben motivato. E quindi agire su questa motivazione diventa un elemento estremamente importante. Grazie Alfredo, le emozioni sono davvero al cuore di ogni passaggio generazionale. C'è un altro aspetto che vorremmo approfondire, in questo caso con Josip, perché tipicamente i giovani sono visti
come destinatari di un patrimonio finanziario, dell'eredità finanziaria, del capitale, in questo caso dell'azienda, ma anche di un patrimonio, diciamo, sociale, culturale, di valori, quello che prima Alfredo chiamava capitale socio-emotivo, se non ricordo male. Ecco, che Esatto. ruolo possono giocare i millennial, nel contribuire a costruire, a plasmare, a aggiornare quella legacy familiare, Josip? Ma è un tema importante e anche entusiasmante, devo dire, perché spesso i valori, l'eredità, le radici, la storia sono quello che davvero conferisce, no, un elemento di unicità alle imprese familiari. Pensate ai grandi brand, no, del Made in Italy, giusto per dare un esempio. Però il rischio è che diventino un oggetto statico, fermo, e quindi poco utile poi nella realtà aziendale. E quindi è proprio così, è importante. Anzi, la responsabilità sta proprio nella nuova generazione, che deve avere il coraggio, il rispetto e il coraggio di valorizzare tali tradizioni, tali elementi, diciamo, identitari dell'impresa di famiglia. E allora bisogna cercare modi creativi di valorizzare qualcosa di vecchio, qualcosa di, per definizione, di antico a volte. Abbiamo visto tanti esempi, tra l'altro con Alfredo abbiamo sviluppato tanti studi, diversi studi che guardano con ottiche diverse a come i giovani possono valorizzare e reinterpretare la tradizione, la storia. Abbiamo visto che, ad esempio, spesso i giovani utilizzano la storia, i vecchi valori per dare un senso ai grandi fenomeni di cambiamento, alle trasformazioni, che spesso invece necessitano proprio di un elemento anche culturale. A volte viene utilizzato anche come elemento di marketing, di presentazione, di branding delle iniziative della famiglia e dell'impresa. A volte addirittura viene utilizzata la tradizione, viene valorizzata la tradizione, secondo un modello che noi stessi abbiamo definito Innovation Through Tradition, per innovare, quindi per sviluppare nuovi prodotti, nuovi servizi. Ed è davvero incredibile quante soluzioni creative, quanti esempi ci siano, soprattutto, devo dire, in Italia, di aziende che hanno saputo reinterpretare la tradizione, metterla a servizio degli innovatori per creare nuovo valore, ma anche nuovo significato ai prodotti e servizi che erogano. E quindi questo sicuramente è una grande sfida che vede i millennials, che vede le nuove generazioni al centro e dove veramente si possono anche trovare quegli spazi di opportunità e quell'interesse verso l'impresa di famiglia senza per forza sentirsi in qualche modo in gabbia, no? In una tradizione o in una storia ormai consolidata. Grazie professore, c'è un ultimissimo tema che mi piacerebbe toccare, che è quello della diversity, perché nello statuto di alcune aziende familiari è previsto che appunto il capo dell'azienda sia un uomo. Professor De Massis, che ripercussioni questo tipo di approccio ha sulla cultura aziendale, ma anche sulla governance e sulla stessa rappresentanza femminile all'interno del family business? Certo, no, questo è sicuramente un problema, nel senso che anche se può sembrare assurdo, come avete correttamente detto, ancora oggi molto spesso viene previsto da talune famiglie imprenditoriali che l'azienda vada solo ai figli maschi. È chiaro che la ricerca scientifica, come anche l'evidenza pratica, dimostrano che la diversità, che dal mio punto di vista rappresenta assolutamente un valore, non è così comune nelle imprese familiari e diciamo. Per le donne, come dire, il percorso sia un pochino più tortuoso molto spesso. Nello stesso tempo vorrei sottolineare il fatto che questo rappresenta un punto di attenzione, un elemento di problematicità, perché ad esempio un recente studio che ho pubblicato con alcuni colleghi, anche internazionali e italiani, su una rivista chiamata Strategic Entrepreneurship Journal, dedicata all'imprenditorialità strategica, abbiamo dimostrato con i dati raccolti da 287 piccole e medie imprese familiari che avere delle donne coinvolte nei board, quindi nei consigli di amministrazione, delle donne familiari coinvolte nel board di queste imprese, ha un effetto positivo sugli investimenti in innovazione delle imprese stesse. Quindi, a testimonianza del fatto che la diversità può rappresentare un valore, un elemento positivo, esistono studi scientifici come quello che vi ho appena menzionato, che abbiamo recentemente condotto e pubblicato, che fanno vedere che appunto la donna può rappresentare davvero un volano per rendere più innovativo il family business. Dunque, secondo me,
è importante andare ad arginare quei meccanismi che probabilmente anche come riflesso del fatto che la cultura di un family business è molto spesso una cultura paternalistica, probabilmente come riflesso del fatto che è un retaggio del passato, il fatto che, come dire, l'uomo fosse coinvolto nelle attività aziendali e la donna lo supportasse dietro in back office, diciamo, però è importante, diventa importante invece favorire il più possibile condizioni di diversity. E quindi secondo me le imprese familiari o le famiglie imprenditoriali più illuminate sono quelle che riescono davvero a creare una cultura del merito, indipendentemente dal gender, indipendentemente dal fatto che si sia uomini o donne, e che riescono a favorire questo tipo di affermazione da parte delle donne. Quindi, in sintesi, da un lato esistono studi scientifici che documentano le difficoltà oggettive che ancora oggi le donne hanno nel proprio percorso di carriera all'interno di un'impresa familiare rispetto agli uomini. Nello stesso tempo esistono degli studi recenti che ne dimostrano il valore, essendo consapevoli del grande valore che una cultura improntata alla diversità può avere in un contesto di impresa familiare, credo che dobbiamo guardare al futuro e dunque lavorare per eliminare il più possibile ogni tipo di discriminazione. E credo che ci siano appunto delle grandi anche delle associazioni che sono nate negli ultimi anni che stanno lavorando in questa direzione. Grazie ad Alfredo De Massis e a Josip Kotlar, grazie davvero per essere stati qui con noi. Dicevamo, bisogna guardare al futuro e nel vostro futuro prossimo c'è sicuramente la terza edizione dell'Osservatorio sui Family Office, un bellissimo lavoro di ricerca che noi di WeWealth seguiamo sempre con grande attenzione. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, grazie a tutti, buona giornata.